Recentemente ho presenziato a Roma, a Saxa Rubra, l'inaugurazione del nuovo studio di trasmissione di Rai News 24, tecnologicamente avanzato nella grafica, nella logistica, telecamere di nuovo tipo. Un po' piccolo, ma da considerare un gioiello rispetto a quello inaugurato nel 1999 dall'amico Roberto Morrione, il quale era stato incaricato dalla RAI di fondare e dirigere un nuovo canale tutta informazione. All'epoca egli aveva realizzato una inchiesta sulla CIA americana e sui soldi elargiti alla P2. Si era fatto molti nemici nel mondo politico e presso gli alti funzionari della RAI stessa, che appena si è presentata l'occasione di un nuovo canale, devono aver ragionato pressappoco in questo modo. Ma sì, mandiamo Morrione in questo canale, come si chiama, Rai News, che non sente nessuno. Anzi, facciamogli pure credere che lo abbiamo promosso. Roberto non era il tipo da cadere in così facili tranelli. Sapeva benissimo di essere stato giubilato, se non castigato, per quella inchiesta. Ma, come era suo costume, non si pose ulteriori domande e si gettò nel lavoro a capofitto. In poco tempo riuscì a far crescere il canale e a dotarlo di un pubblico stupito che omissioni gravi non ce n'erano più, che l'obiettività era di casa. Fino a quando, oggi Roberto non c'è più, fino a quando egli uscì di scena. Da quel momento il canale ha cominciato a scendere di livello, poco per volta, poi si è impennato verso il basso, fino a giungere alla direzione di Monica Maggioni, la quale deve avere accarezzato a lungo un suo sogno, poi realizzato, dare il meno spazio possibile al Movimento 5 Stelle. Ma oggi si sta verificando qualcosa di altrettanto sgradevole. Tutte le volte che appare in televisione qualche membro della NATO o del mondo occidentale si spalancano le porte. Anche quel personaggio che duole dirlo ormai appare come sgangherato, privo di idee, che è il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, c'è la traduzione simultanea. Mentre quando parla il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, lo si tiene come dentro un acquario dove si vede solo la bocca muovere. E poi si sintetizza ciò che ha detto in modo rapido e contorto, poco comprensibile. Vladimir Putin, che oggi è provato ormai, riscuote i favori della maggior parte della popolazione europea.